dico poche cose perché avendo la fortuna di avere qui Lindquist penso sia meglio ascoltare lui e farci dire delle cose da lui. Quello che posso dire, se non avete ancora letto questi due libri, ve li consiglio caldamente. La grande letteratura, la bella letteratura, ha questa capacità di farci viaggiare un po' nello spazio e nel tempo. Questi due libri ci portano in queste lande un po' solitarie della provincia della Svezia e questo per quanto riguarda lo spazio, ma soprattutto ci riportano, almeno porta a me, poi più giovane magari un po' di meno, negli anni dell'adolescenza, perché Lindquist ha una capacità di rappresentare la fine dell'infanzia, l'inizio dell'adolescenza, questi ragazzini con una delicatezza, con una dolcezza veramente straordinariamente coinvolgente e una cosa interessante che è un po' in tutti e due i romanzi in maniera diversa è una proprio la rappresentazione della dimensione temporale. Tutti e due i romanzi si svolgono su due piani temporali. Nel primo, mio fratello e suo fratello, c'è questo ragazzino, dico solo l'inizio, questo ragazzino che vede questa foto sul televisore di quest'altro ragazzino che è il suo fratello che è morto prima che lui nascesse. Lui man mano che diventa grande si incuriosisce, vuole capire, gli accennano a questo banale incidente in cui è morto, però si percepisce che c'è qualcosa di non detto o qualcosa che non si vuole dire. Man mano che cresce lui cerca di indagare, di capire quali giochi faceva, cosa pensava, come viveva il fratello, quindi con una tecnica quasi da romanzo giallo ricostruisce una storia che si rivela una storia straordinaria, si rivelano delle cose che all'inizio erano inaspettate. Probabilmente non è morto per un incidente, probabilmente c'era qualcosa di più grosso. Questo ragazzino, il fratello, ha vissuto una grande storia d'amore con un suo fratello, tra virgolette, un ragazzo di origine cecoslovacca, ed è morto nel 1969. Perciò dicevo, c'è sempre questa doppia dimensione temporale, no? C'è l'oggi e c'è ieri. E noi assistiamo alla crescita, all'evoluzione del protagonista mentre ricostruiamo una storia di molti anni prima e che è tra l'altro una bellissima storia d'amore tra due ragazzini. Poi non dico altro perché la bellezza del romanzo è anche poi nello scoprire certe cose, ci sono anche altri personaggi molto interessanti e molto belli. E nel secondo romanzo, Il collezionista di francobolli,
anche qui c'è qualcosa di simile, anche se molto diverso, perché è completamente un'altra storia, però anche qui c'è il doppio, la doppia dimensione temporale. C'è un giovane gay che vive a Stoccolma, riceve questa telefonata dalla madre che gli dice che è morto questo suo amico, e quindi lui va al funerale e si ricostruisce la storia di questa amicizia, un'amicizia anomala che è cominciata quando lui aveva 11-12 anni e è durata fino a che lui ha avuto 18 anni circa, quando è andato via dalla provincia e con una persona molto molto più adulta di lui. E anche qui c'è un po' una la tecnica un po' da romanzo giallo, però non sono due romanzi gialli assolutamente, sono due romanzi della interiorità proprio, no? dell'analisi dell'animo umano. Io non voglio dire molte cose, mi interessava chiedere all'Inquist questo suo gioco che si ripropone in tutti e due i libri delle due dimensioni temporali, cioè per noi che viviamo in Italia la Svezia è un po' un paese dove certi problemi sono assolutamente, presupponiamo che siano totalmente risolti, no? Problemi di rivendicazione di diritti dei gay. Nei due libri ci sono delle situazioni che fanno pensare anche, come dire, a forme di reticenza o di strisciante omofobia, però risalgono alla dimensione temporale passata, cioè il ragazzino di origine cecoslovacca che dice in Cecoslovacchia non è facile avere un fratello come te, fratello in questo caso in senso di amante, e anche la madre del ragazzino è reticente di fronte a certe cose, però sempre nella dimensione del passato. Nell'altro romanzo, Il collezionista di francobolli, sempre quando il protagonista rievoca questa sua amicizia con Samuel, c'è un momento in cui va indietro nel tempo, quando la madre lo rimprovera e non vuole farlo andare più da questo Samuel, però poi c'è il momento dell'oggi in cui la madre dice, sembra quasi chiedere scusa al figlio, e dice: sai, io non potevo sapere, adesso capisco che la tua amicizia con Samuel era un'amicizia bella che ti aiutava a crescere, no? Però allora avevo paura. E quindi questo senso di paura anche dei rapporti omosessuali, soprattutto tra adulti e persone più giovani, serpeggia un po' in tutti e due i libri, però in tutti e due i casi mi sembra che siano proiettati in una dimensione di un passato, cioè, quindi